Gonfio l'addome come se fosse un palloncino. Porto dentro tutta l'aria, tutto l'ossigeno che posso, ricordandomi che la vita inizia con la respirazione, che è l'ossigeno, la nostra prima fonte di salute. Espando la cassa toracica, mi sento tirato da un filo invisibile verso l'alto e poi espiro lentamente, profondamente. E man mano che la respirazione rallenta, i pensieri rallentano, ascolto le sensazioni che il corpo mi manda. Se sono comodo, se sono scomodo, cerco di portarmi in una posizione più consona, a fare una respirazione rilassata e profonda. Intanto che continuiamo a respirare, ci prepariamo per la prossima asana. Vi racconto come sarà la nostra pratica. Saranno tutte cose molto semplici che possono fare tutti, guidate dalla respirazione. Faremo delle posizioni sedute, delle posizioni sdraiate a terra, con anche varianti per chi soffre il cervicale o per chi non è abituato a fare attività fisica. E alla fine faremo un bellissimo rilassamento finale, perché il rilassamento è parte integrativa della nostra pratica yogica e del nostro ringiovanimento attraverso le onde delta e teta che andiamo a richiamare. Bene, adesso iniziamo a ruotare la testa, inspirando quando andiamo indietro, chi soffre il cervicale non apre troppo, ed espirando torniamo in avanti. E continuiamo a massaggiare la zona del collo, così importante per la nostra tiroide, per i nervi che passano, in particolare per il nervo vago, massaggio bene, se soffro il cervicale non apro troppo indietro, ma quando passo in avanti chiudo bene. E poi inspiro, apro. Espiro, chiudo. Ancora inspirando, apro. Ed espirando, chiudo. E cambio direzione. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Gli esercizi sul collo andrebbero fatti tutti i giorni. Questa zona così poco manutenuta del nostro corpo, così importante per il nostro sistema endocrino, per i nervi. E per gli scettici o chi o per chi comunque ha domande, vi invito, siccome oggi abbiamo poco tempo, a mandarmelo sul mio profilo Instagram, a cercarmi. Mandatemi commenti, mandatemi domande. E poi espirando, chiudo. Il mento nel petto, andiamo a fare ancora qualche movimento del collo, inspiro, mi apro, espirando, chiudo, ancora inspiro, apro, espiro, chiudo, inspirando, apro. Ed espirando, chiudo, in Jalandhara Bandha, questa chiusura così importante dello yoga. E poi inspiro, stavolta porto dentro tutta l'aria che posso, veramente gonfio bene i polmoni, espando la cassa toracica più che posso, e a polmoni pieni, senza espirare, richiudo il mento nel petto. Inspirando, porto sulla testa e allo stesso tempo mi allungo verso il cielo. Se sopra i cervicali guardo avanti, se no guardo le mani. Ed espirando, vado in torsione laterale. E ancora inspiro, mi allungo ed espiro, vado in torsione laterale. E ancora inspiro, mi allungo ed espiro, vado in torsione laterale.
Le torsioni sono fondamentali, inspiro a lungo, espiro, scendo, poi massaggio gli organi interni, inspiro, vado, espiro, scendo. E ancora, inspiro, salgo, espiro, scendo lateralmente. Inspiro al centro, allungo bene tutto, espiro, stavolta rimango in torsione. Rimanere in torsione vuol dire comprimere i nostri organi interni e questa compressione è un magnifico massaggio che andiamo a fare. Intanto porto lo sguardo bene dietro di me. E poi rilascio, così richiamo nuovo sangue, nuovo ossigeno e vado da là. E di nuovo rimango bene in torsione. Di nuovo lo si porta dentro la spalla e poi espirando torno in avanti, allungo le gambe davanti a me, ma continuiamo a lavorare sulle nostre torsioni così importanti per i nostri organi interni. Quindi inspirando tiro sulla gamba destra col braccio sinistro, mi giro bene indietro. Se non riesco ad afferrare il piede, semplicemente vado ad afferrare la caviglia e rimango in torsione. Ancora una volta lavoriamo sui nostri organi interni. E poi espirando torniamo, appoggiamo il ginocchio destro, lo abbracciamo, mi raccomando il gomito opposto e ruotiamo in torsione. Continuiamo a respirare nella posizione. E poi espirando torniamo. Cavalchiamo una gamba con l'altra. Di nuovo puntiamo il gomito e ruotiamo in torsione. E torno, non sforzate mai troppo, soprattutto se non siete abituati. Adesso sollevo la gamba sinistra col braccio destro e mi giro all'indietro. Di nuovo, se non riesco ad afferrare il piede, non importa, afferro la caviglia o la gamba dove riesco. L'importante è andare a lavorare come prima sui nostri organi interni. In questo caso stiamo aggiungendo l'allungamento di posteriore della gamba, ma stiamo sempre lavorando sulla nostra longevità. E poi espirando torniamo, pieghiamo la gamba, andiamo ad abbracciarla bene. Ci facciamo aiutare da questo abbraccio a distendere, allungare la schiena verso l'alto ancora prima che ruotarla. E poi espirando torniamo, scavalchiamo. E come prima, puntiamo il nostro gomito opposto, mi raccomando, non usate lo stesso gomito della gamba che avete su, usiamo l'altro gomito. E torniamo alla sinistra del pesce. E poi espirando torniamo. Semplicemente andiamo a ruotare un pochino le nostre caviglie, perché anche loro sono importanti, mi raccomando, bisogna mantenere tutte le nostre articolazioni. Il corpo è una macchina magnifica, ma va mantenuta. Bene, e adesso inspirando ci allunghiamo verso l'alto ed espirando scendiamo verso terra. Andiamo a lavorare
Sempre la zona del collo, ma in questo caso anche l'intestino, quindi inspiro, porto il ginocchio destro su ed espirando scendo. E ancora inspiro su e espiro giù. Inspiro espiro. Sinistra, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, tutte e due le ginocchia, inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù. E poi inspirando porto le ginocchia al petto ed ondulo un pochino in modo da massaggiare bene la schiena. Anche massaggiare la schiena è importantissimo. Bene, poi andiamo a fare il secondo tibetano. Quindi riallungo le mie gambe a terra, porto le mani sotto i glutei e di nuovo continuo a lavorare sulla zona del collo. In questo caso lavoro anche sugli addominali, spirando, scendo. Mi raccomando, non inarco la schiena, quindi se il mio addominale non è abbastanza forte da portare le gambe giù, tenendo la schiena a terra, scendo un pochino meno. Inspiro su, espiro giù. Inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro su, espiro giù, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro e di nuovo porto le ginocchia al petto e massaggio un pochino la schiena, l'ondolo a destra e sinistra. Poi facciamo un bel rock and roll e veniamo su. Ovviamente, se avete domande, ripeto, potete seguirmi su Instagram, fare tutte le domande che volete lì, perché in questa sessione abbiamo poco tempo. Andiamo a lavorare la nostra spina dorsale, quindi inspiro ed espirando vado a incurvare. E di nuovo inspiro, apro, mi raccomando, apriamo soprattutto bene il petto ed espirando mi richiudo. E inspiro, apro, espiro, chiudo. E adesso inspiro, espirando, porto in avanti il ginocchio e inspirando, salgo. Non apro il fianco, sale semplicemente la gamba. Espiro, inspiro, espiro. Vedete quanto nello yoga della longevità si vada a lavorare il collo, anche la schiena, una zona ovviamente centrale, vi passano tutti i nervi, passano i dolori. Espiro, inspiro, e adesso con questa mano vado, la mano opposta, vado a prendere il piede che ho dietro e mi aiuto ad aprire bene il petto. E poi, espirando, torno, andiamo ripeto dall'altra parte. Quindi, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, rimango su e di nuovo la mano opposta va a prendere il piede e mi aiuta a tirare bene.
Adesso rilascio, apro un pochino le ginocchia e mi allungo in avanti nella posizione del cuscino. Andiamo ad aprire bene il petto, perché ovviamente lavorare con la longevità vuol dire anche lavorare sul sistema immunitario, quindi qua stiamo andando a lavorare sul timo, la più importante per le nostre ghiandole endocrine, quella che soprassiede il sistema immunitario, il rafforzamento dei linfociti. Abbiamo lavorato fino adesso sulla tiroide, adesso lavoriamo sul timo. Poi cammino bene indietro, apro bene le ginocchia, creo spazio e mi allungo nella posizione del bambino. Mi raccomando, tiriamo avanti con le mani, facciamo aiutare ad allungare bene la schiena e poi quando ho tirato bene bene, abbandono terra, avambracci e fronte. Non dimentichiamo quanto anche il rilassamento, il fatto di abbandonare i pensieri sia importante, perché poi lo stress che ci fa produrre ormoni che ci fanno invecchiare. E adesso inspirando entro nel cobra, ecco, se non sono abituato, posso passare da sopra ed entrare nel cane a testa in su, quindi tengo un pochino sollevate le gambe, non vado fin giù, ma rimango forte, i glutei sono fortissimi, il petto si apre e poi, espirando, entro nel cane a testa in giù, allungo bene bene la schiena, schiaccio, la schiena si allunga, il petto si apre, le braccia sono forti. Lo sguardo sull'ombelico. Se ho bisogno, piego un pochino le gambe. Spesso, se uno non è abituato, è meglio piegare le gambe, aiutare la schiena ad allungarsi, il petto ad aprirsi, perché anche qua stiamo lavorando sul nostro timo, che non portare i talloni a terra e magari stare così. No, devo allungare bene la schiena. Allungo bene bene. E poi inspirando torno, mi porto in ginocchio. Bene, e adesso siamo pronti per andare a vedere le tre posizioni chiave della longevità. Sono posizioni un pochino più complesse, le facciamo a terra. Prima di andare a vederle vorrei ringraziare il Longevity World Forum per avermi invitata, ringraziare Giorgia Del Medico e Francesca Chinemi che stanno facendo un lavoro pazzesco su una piattaforma 752 completamente dedicata al benessere. Quindi grazie a tutti. Adesso le tre posizioni chiave della longevità. Vi farò vedere tutti i segreti per farle al meglio e anche le attenzioni per coloro che soffrono di cervicale. Ale, è arrivato un messaggio. Quindi mi sdraio a terra e passo un po' la musica magari. E porto per favore e porto i talloni belli vicini ai glutei, mi rilasso a terra, le mani sono appoggiate a terra, inspiro, salgo e rimango nella posizione del mezzo ponte. Allora, la cosa importantissima qua, voi vedrete, questa posizione si chiama Setu Bandhasana. Spesso viene fatta afferrando le caviglie, cosa che va benissimo, lo possono fare le persone che sono abituate a questi inarcamenti, non gli altri, perché di fatto è un pochino più intensa. Viene fatta da alcune scuole con le braccia e le mani sotto, quindi andando in crocevita delle mani,
Questa cosa va bene, ma non è fondamentale. Questa stessa posizione invece sarà fondamentale nella terza delle nostre posizioni legate alla longevità, che è l'aratro. Quindi in questo caso potete, come dicevamo, semplicemente tenere le mani in terra. Dovreste sentire, e questa è la vera finalità di questa posizione, una bella compressione, come abbiamo fatto prima, già andare a banda. Quindi il mento che si infila nel petto. C'è un ulteriore trucco yogico che serve a rimanere giovani, è che c'è il mudra che possiamo fare in questa posizione nelle seguenti. È in realtà il mudra significa un sigillo, andiamo a sigillare la gola con la lingua. In realtà, ovviamente, la versione yogica è molto più completa, ma vi invito comunque a provare ad arrotolare la lingua sul palato. Ovviamente, quando siete stanchi, scendete e poi, quando ve la sentite, tornate su. Diciamo che asana significa posizione che tengo confortevolmente, quindi dovreste, diciamo, tenerle almeno un paio di minuti, magari all'inizio va bene anche 30 secondi, ma col tempo vi invito a tenerle un paio di minuti, se non addirittura 3 minuti. E sfilando, scendiamo, andiamo a vedere la seconda posizione chiave della longevità, che è un'inversione, ovvero la candela. La candela è una posizione fondamentale. Se soffrite di cervicale, fate questa cosa. Invece che salire totalmente in verticale, portate semplicemente il peso sulle braccia e rimanete qua, va bene? Chi invece non soffre di cervicale può far camminare le mani sulla schiena, andare a verticalizzare il più possibile e a questo punto sentirà di nuovo quello schiacciamento del mento nel petto che auspichiamo. Se volete, come prima, andate ad arrotolare la lingua sul palato. Ecco, mi raccomando, questa è una candela di yoga, non è una candela di ginnastica ritmica, quindi non vorrei vedervi con tutto tirato. Quando vedete con tutto tirato, è più che altro un'esibizione da Instagram, ma di fatto, se voi tirate, il sangue scende meno bene. Lasciate le gambe belle morbide, magari scuotete anche, cercate di togliere tensione e rimanete su. In questo modo il sangue defluisce verso gli organi interni, andando a irrorarli. Abbiamo invertito l'ordine dei chakra, che secondo gli yogi è il vero segreto di giovinezza. E questo perché? Perché se ci pensate, in questo momento stiamo consentendo ai nostri organi interni di ritrovare spazio, di riampliarsi nell'addome, sono sempre schiacciati verso il basso, la forza di gravità, e qua si rispandono. E andiamo a irrorare tutto con nuovo sangue e nuovo ossigeno. E poi, poco a poco, porto. Ecco, se soffro di cervicale, prima di portare i piedi indietro, ancora prima, vado a chiudere bene le scapole, incrocio le dita e porto il peso sulle scapole. Se non soffro il cervicale, aumento, cerco di aumentare l'inversione, quindi di portare i piedi bene a terra. Ma per tutti, il fatto di chiudere le braccia e incrociare le dita è fondamentale per proteggere la fascia cervicale. Quindi è fondamentale rimanere in questa posizione, ma avendo, vedete, se mi muovo lo vedete bene, il peso sulle scapole. E anche qua siamo di nuovo in Giornata della Banda e anche qua potete andare a incrociare i mudra, quindi andare ad arrotolare la lingua sul palato, cercando di portarla veramente verso l'epiglottide, quindi più indietro possibile. E tra poco, come vi ho preannunciato, siamo pronti per il nostro rilassamento finale, quindi per andare a cercare
Un rilassamento profondo, guidato, sarà la mia voce a guidarvi. Adesso apro le mani e piano piano srotolo. Ovviamente mi aiuto con le braccia e con gli addominali, ma cerco di far passare ogni singola vertebra. Il mio braccio sinistro si fa pesante, la mia gamba destra, la mia gamba sinistra. Tutti i miei arti si fanno rilassati, pesante. È questa sensazione di benessere, di rilassamento, si estende anche ai miei organi interni. Al mio cervello, al mio cuore, ai miei polmoni, al mio stomaco, ai miei reni, al mio fegato, al mio intestino, al mio pancreas. Tutti i miei organi si rilassano e si rigenerano. In questo momento porto l'attenzione in un posto lontano dove sono stato veramente bene. E sento le sensazioni fisiche, i profumi, gli odori, i sapori, vedo i colori. Tocco, tocco. Gli stessi oggetti mi rimargo in questa realtà così lontana, così vicina, che torna dentro di me, mi riempie il cuore di gioia, di serenità, di pace, di amore. È un posto dove sono stato così bene che il mio cuore si espande di nuovo e sento la gioia espandere. E spazzare via ogni altra emozione. Sento la gioia espandersi. Sento questa serenità nuova, fatta di gioia, di amore, di pace, di gratitudine, espandersi in tutto il mio corpo. E spazzare via tutto il resto. E di nuovo inspiro gioia, pace, amore, gratitudine. Ed espiro tutto il resto. Inspiro gioia, pace, amore, gratitudine. Ed espiro tutto il resto. Inspiro gioia, pace, amore, gratitudine. E sono di nuovo in questo posto bellissimo che mi ha dato così tanto, dove posso abbandonarmi completamente al suono di questa voce che mi guida, alle sensazioni fantastiche che mi tornano alla mente. E poi quando mi sento pronto inizio a tornare nel qui e ora, in questo posto, in questo momento. Continuo a respirare lentamente, profondamente. E poi inspirandomi allungo, porto le braccia sopra di me, tiro da un lato, dall'altro. Allungo bene tutta la colonna,
Poi espirando, porto le braccia giù, inspiro, porto le ginocchia al petto e dondolo. Un pochino a destra e a sinistra, massaggio bene la schiena. E poi, quando mi sento pronto, mi giro sul lato, mi chiudo in posizione fetale. E sempre quando mi sento pronto, inspirando, torno in posizione seduta. Mantengo gli occhi chiusi, mi ritrovo in una posizione seduta, comoda. Faccio ancora qualche respirazione profonda, lenta, addominale. Cosciente del fatto che una respirazione lenta, profonda, addominale è il vero segreto della salute del corpo e della pace della mente. Porto anche la ferma intenzione nel cuore di ritornare a una respirazione lenta, profonda, addominale, tutte le volte che la mia respirazione si sarà fatta alta, veloce, superficiale. Adesso porto un grande sorriso nella pancia, nel cuore, nella mente. Namaste. Bene, io spero che questa pratica vi sia piaciuta. Io studio yoga e longevità da anni, sono ovviamente a vostra disposizione. E ringrazio nuovamente il Longevity World Forum per avermi invitata. Ringrazio Giorgia Del Medico e Francesca Chillè, 752 Wild Star. Stanno facendo un lavoro fantastico, scopritele se non le conoscete. Io sto lanciando un'app per prenotare insegnanti di yoga e farli venire direttamente a casa vostra, quindi scaricatevi lo yoga app e praticate con un insegnante che si dedichi a voi. Scoprite questa gioia della pratica con un insegnante dedicato che vi segua e studi la lezione sulle vostre necessità. Spendo ancora qualche parola su questo tema dello yoga e della longevità. Poi, come dicevo prima, vi invito a collegarvi al mio profilo Instagram per le domande che vorrete farmi. Quindi, innanzitutto, come dicevamo all'inizio, lo yoga lavora sulla longevità, lavora sul benessere del corpo, perché ognuno di noi ha una missione, ma fosse anche una missione semplicemente terrena, senza entrare negli aspetti filosofici o religiosi dello yoga. Ovviamente, se vi ammalate, se non state bene, non riuscite a raggiungere i vostri obiettivi. Avete un sintomo fisico, anche stupido, che può anche essere solo non dormire benissimo, avere mal di testa. Ecco, queste cose vanno affrontate attraverso lo yoga. Lo yoga è uno strumento favoloso, non porta prodotti chimici nel vostro corpo, vi invita semplicemente a tenere il corpo in salute attraverso l'esercizio fisico. Esercizio fisico che può essere tarato, come dicevo, sulle esigenze e sulle capacità di ognuno. Io insegno yoga dai 4 ai 75 anni, vi assicuro che tutti hanno benefici immensi. I bambini, perché magari diventano meno iperattivi, perché trovano uno stimolo in qualcosa che è anche molto giocoso per loro, perché si lavora molto sulle posizioni degli animali. Ma io vi invito a praticare soprattutto sopra una certa età, perché il corpo va mantenuto. Voi fate manutenzione alla macchina, fatelo soprattutto al vostro corpo, fatela soprattutto al vostro corpo. Il vostro corpo è una macchina perfetta, in grado di tenervi in salute se voi non continuate a bombardarlo di pensieri, quelli che la yoga chiama vritti, cioè questi pensieri vorticosi che noi occidentali abbiamo continuamente. Ecco, lo yoga ci aiuta a distaccarci,
Man mano che praticherete, ritroverete gioia, ritroverete serenità, ritroverete distacco dalle attività di tutti i giorni, sarete più creativi, sarete più forti, il vostro sistema immunitario sarà 1000 volte meglio e vi assicuro che tutte le volte che io faccio un'ecografia interna, i miei organi sono quelli di una ventenne. Perché? Perché li lavoro. Abbiamo fatto tante torsioni insieme, avete visto quale sia l'importanza di andare a torcere il corpo. Fatelo anche alla scrivania. Siete seduti alla scrivania, non avete tempo di andare a fare una vera lezione di yoga. Pazienza, si fa per dire. Torcetevi, siete in aereo, siete in treno, usate i braccioli, usateli e aiutatevi a torcere il corpo, a fare quei movimenti che abbiamo fatto prima insieme. E soprattutto usate il collo è una parte fondamentale, la tiroide è qua. Andate a muovere il collo tutti i giorni, stimoliamo i nervi che portano i messaggi che ricevono in tutto il corpo. Pensate al nervo vago, che è un nervo così importante per tutto, e la tiroide, quindi il metabolismo, la longevità. Mi raccomando, praticate yoga, se potete praticate con me. Io faccio lezioni sia online che quando si può in presenza. In questo momento sto aspettando con ansia di poter riprendere quantomeno le lezioni al parco. Seguitemi e grazie ancora al Longevity World Forum. Namaste.